500L è la ricetta giusta nell'ambito delle vetture multipurpose, perché è capace di esprimere qualcosa di nuovo e di inedito. E in 500L il design diventa servizio, oltre che manufatto. Per realizzare 500L ci siamo concentrati sulle relazioni con il contesto in cui la vettura si sarebbe trovata a vivere. Prima di tutto le persone. Sapevamo di parlare a un pubblico eterogeneo e trasversale, persone con una vita complessa, con un largo raggio di interessi ed espressioni di tanti e diversi stili di vita. Persone che mai, prima di 500L, avrebbero potuto desiderare la stessa automobile. Infatti anche i consumatori stanno cambiando. La crisi forse ha accelerato questo processo, ma oggi di un'auto non si chiede più, come un tempo, quanto fa. Oggi di un'auto si chiede cosa fa e come lo fa. 500L è degna espressione del DNA e del passato della marca. Il nostro album di famiglia è pieno di prodotti accomunati da un'attitudine all'invenzione. Un filo rosso che parte da Topolino, con il suo abitacolo a due posti, reso possibile dal motore a sbalzo sulle ruote e dal telaio a portantina. Nella 500 del 57 poi la meccanica si raccoglie amplificando l'abitacolo rispetto all'ingombro a terra. Poi arriva a sua eccellenza la 600 multipla, anzi sua efficienza, l'auto in cui tutto è versatilità d'uso. Anche per la 500 giardiniera, la più piccola station wagon mai realizzata, si studiò un motore specifico che lasciasse intatto il bagagliaio. Oggi con la 500L la storia continua. Ancora una volta il concetto di space efficiency si esprime attraverso l'invenzione. L'elevata volumetria disponibile a bordo di 500L è frutto di scelte precise. Il musetto è estremamente corto, con il parabrezza spostato il più possibile in avanti, il giro anulare del vetro sorretto da un'architettura di montanti dove vige la massima trasparenza. 500L è una vettura libera nel concetto architetturale. A noi piace definirlo un progetto open source, in quanto è riuscito a sintetizzare esperienze inedite e diverse in un'idea di trasporto convincente. Ampio angolo di visuale per conducente e passeggeri, posizione di guida sopraelevata, massima estensione delle carreggiate e del passo, riduzione degli ingombri del vano motore, sfruttamento ottimale delle quote disponibili all'altezza delle spalle, della testa e del padiglione. Una configurazione architetturale che rimanda ai principi di Le Corbusier, ritroviamo il concetto di seamless view nella finestra nastro di 500L. Il tetto giardino nella possibilità di una grande apertura trasparente sopra le teste e ancora la facciata libera nell'equilibrio formale delle superfici. 500L si distingue non solo per la disponibilità di spazio, ma soprattutto per l'organizzazione intelligente delle sue parti. La sua radiografia evidenzia la presenza di numerosi vani e contenitori, di sedili configurabili e riconfigurabili in tanti modi, di una plancia messi in ordine seguendo un concetto di naturalezza d'azione. Tutto dove è naturale che si trovi. Il disegno della carrozzeria esclude spigoli e linee tese per privilegiare forme più dolci che trasmettono una naturale simpatia. In questo 500L dimostra di possedere i cromosomi della 500 berlina. E lì il confronto si ferma. Non volevamo semplicemente ingrandire 500, ma creare una vettura con una sua precisa personalità. E la consistenza delle finiture esterne, la luminosità ottenuta da una linea di cintura a sviluppo regolare, i montanti del parabrezza sdoppiati e assottigliati per incrementare la visuale sono tutti segni che danno a 500L un'identità originale e inedita. 500L è l'auto del futuro perché sintetizza tutti i vantaggi delle vetture multipurpose e le supera. È un prodotto vivibile quotidianamente che aiuta chi lo possiede a organizzarsi e a migliorarsi l'esistenza. La tendenza al monovolume, a eliminare gli sbalzi, a privilegiare una fruibilità efficiente sono i cardini dell'auto del futuro. E per Fiat il futuro è già arrivato.